Suona la campanella per i piccoli di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. Sono stati inaugurati infatti tre asilo nido grazie ai dettami del piano di azione e coesione infanzia, utilizzando al meglio i fondi stanziati. 40 i posti accessibili da bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi. Inoltre, dal mese di ottobre, soprattutto in quartieri bisognosi di misure per l'infanzia, molti nidi e scuole materne rimarranno aperti dalle 16 alle 19, come ludoteche e spazi kids, consentendo così non solo alle famiglie dei piccoli già iscritti di conciliare tempi di vita e di lavoro. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ribadisce quanto sia importante portare la scuola soprattutto in alcuni quartieri della città. Il segnale che abbiamo dato quest'anno sulla scuola, con tutti i problemi, è imponente. Refezione che comincia puntuale e che migliora la qualità e riduce i costi. 380 contratti a tempo indeterminato per la scuola comunale della nostra città, investimenti imponenti sulla città metropolitana e quindi tutte le scuole della ex provincia. Per oggi soprattutto siamo orgogliosi perché con un grande lavoro di squadra apriamo tre micronidi nella sesta municipalità, un quartiere difficile ma con tantissimi bambini, Ponticelli, San Giovanni Barra, e altri se ne apriranno nelle prossime settimane. Insomma, nel momento in cui la scuola è sotto attacco nel paese, a Napoli viene difesa, e viene difesa con grande passione e grande competenza.